Sanem si svegliò con un paio di mani che vagavano per tutto il suo corpo e diffondevano una pigra scia di calore basso sulla sua pelle. Mani molto grandi, forti, sexy e tenere sotto la camicia da notte, che si avvicinavano al calore tra le sue gambe, e lei dovette sorridere. Era quasi un sabato mattina dato. I bambini hanno dormito e lei e Ken hanno approfittato dell'opportunità. Gunaiden, mormorò, stiracchiandosi e coccolandosi più vicino a lui. Gunaiden, Askim, disse, mordendole l'orecchio. I suoi palmi coprivano entrambi i seni e la sua bocca stava facendo il caos con un punto particolarmente sensibile sul suo collo dove incontrava la sua spalla. Sapeva che in lei era una debolezza, e conteneva il suo profumo preferito al mondo, quindi era il suo punto di riferimento e raramente non riusciva ad accendere il suo fuoco. Ken, sembra che stiamo facendo l'amore più spesso in questi giorni? Gli chiese, infilando le dita nei suoi capelli e tenendolo per il collo, un gioco che amava così tanto. No, non lo so. Sì, forse, disse tra i baci sulla sua pelle. Dobbiamo avere tempo per domande e risposte in questo momento? Sto facendo del mio meglio per sedurre mia moglie, disse, e una mano finalmente trovò la sua strada tra le sue gambe. È stato un campanello d'allarme sensuale e proprio il miglior sabato mattina che aveva da offrire. Sanem fece segno, un piccolo suono nella sua gola mentre le sue dita scintillavano per un fuoco dentro di lei, tutta la risposta che poteva raccogliere in quel momento. Le morse la spalla e la sua reazione fu un po' più pronunciata mentre gemeva piano. Baba, la Tata Sada dice che non mordiamo. I nostri denti servono per il cibo. Non per mordere i nostri amici, disse la vocina prepotente di Ildis proprio accanto al loro letto. Sanem urlò di sorpresa e Ken le strappò la mano tra le gambe. E anche se erano sotto le coperte, Sanem si sentì in preda al panico, colto in flagrante. Il suo gemito sorprese Ildis, che pensava erroneamente che il morso di Ken sulla spalla di Sanem fosse il motivo per cui si lasciò sfuggire quel rumore spaventato. Ildis iniziò a piangere. Baba, hai ferito Ann. Non mordiamo, disse, triste e arrabbiata allo stesso tempo, e Sanem stava cercando di controllare i danni e assicurarsi che tutte le parti pertinenti fossero coperte allo stesso tempo. Ken si girò con un gemito frustrato e si lasciò cadere sulla schiena, le braccia spalancate, cercando di riprendersi dallo spavento e dall'interruzione e ora dalle lacrime di rabbia di sua figlia. Sanem la confortò, tirandola su tra le sue braccia e assicurandole che non era ferita. Che era stata solo sorpresa. Ildis non era convinta. È stata una cattiva scelta, Baba, disse, aggrottando le sopracciglia. Mi dispiace così tanto, Ann, ha detto Ken, sapendo che questo piccolo dittatore non si sarebbe arreso finché non avesse chiesto scusa. Non avrei dovuto morderti. Sanem non poteva farci niente. Iniziò a ridere, facendo del suo meglio per trattenerlo, ma scoppiò e Ken finalmente trovò anche l'umorismo in quel momento, e si unì a lei. I loro occhi si incontrarono sulla sommità della testa di Ildis. Questo sembrava rendere felice Ildis. Vedere? Chiese, spingendosi fuori dalle braccia di Sanem per sedersi sulle ginocchia, con le manine spalancate. Questo è tutto quello che facciamo. Chiediamo solo scusa e questo migliorerà i nostri amici, lo istruì Ildis, facendo sembrare tutto così perfettamente semplice. È stata una buona scelta, Baba, gli disse con orgoglio, poi prese il viso di Sanem tra le mani. Ti senti meglio, Ann? Sorrise a sua madre. Sanem rise ancora, ma riuscì almeno ad annuire a Ildis. Vedi, Baba, sta meglio. Si avvicinò al bordo del letto. Va bene, alzati, ho fame. Li ha ricominciati a ridere, ma ha certamente messo un freno alle solite festività del sabato mattina. Ildis saltò giù dal letto e corse in cucina. Andiamo, Baba, disse da sopra la spalla. Sanem lo guardò con simpatia. C'è sempre l'ora del sonnellino, si offrì, ma stava ancora ridendo. Ken alzò la testa e guardò il palo della tenda che aveva ancora sotto le lenzuola. Questo è un piccolo conforto in questo momento. Sanem rise ancora un po' e si girò per baciarlo velocemente. Questo è quello che ottieni mordendo il tuo amico. I denti sono per il cibo, Ken, gli ricordò severamente.
Lui ringhiò e cercò di darle un morso, ma lei strillò e si alzò rapidamente dalle coperte, evitandolo appena. L'intera famiglia ha lavorato in giardino imparando un'erbaccia da una piantina e come annaffiare adeguatamente una piccola pianta piuttosto che affogarla. Successivamente hanno dato da mangiare alle galline e raccolto le uova dai nidi. Il sole splendeva brillante e all'ora di pranzo erano pronti per riposarsi all'ombra del cortile. Sanem preparò il pranzo e mangiarono fuori, Baba Aziz e Miriban si unirono a loro. Le conversazioni durante i pasti raramente mancavano per intrattenimento con tre gemelli che si stavano avvicinando al segno di 3 anni, ma soprattutto quando erano verbalmente abili come i bambini Divit. Ildis mordicchiò il suo panino solo per far finta di provare mentre sua madre la osservava attentamente. Ma all'improvviso annunciò alla grande tavola: Baba ha morso Han oggi e l'ha fatta piangere. Non mordiamo i nostri amici, vero? Miriban sembrò colpito al pensiero. Guardò velocemente Sanem, che non poteva negare l'accusa ma non sapeva bene come gestire la svolta inaspettata della conversazione. Ha appena trovato qualcos'altro da guardare velocemente. Giusto, Baba Han, non mordiamo i nostri amici, ripeté Ildis, imperterrita dal silenzio prolungato che il suo annuncio aveva calato sul tavolo. Non riesco mai a smettere di mangiare. Volto puntato verso il piatto, chiuse brevemente gli occhi e si concesse solo un piccolo scuotimento della testa per la totale mancanza di privacy che la sua vita aveva sviluppato con l'avvento della parola nei suoi figli. Beh, certo, non mordiamo i nostri amici, confermò Miriban con un tono di voce molto serio. Sì, i denti servono per il cibo, intervenne Ates. Baba Aziz fu il primo a supporre cosa sarebbe potuto accadere, un sorriso che gli giocava agli angoli della bocca. Ken azzardò uno sguardo a sua moglie, che ormai stava affrontando la sua battaglia con un sorriso rivelatore, e non poté fare a meno di divertirsi di nuovo, anche se tentò invano di reprimerlo. Il suo sguardo ancora più veloce a suo padre sembrò confermare le cose per Baba, che iniziò a ridacchiare, se le sue spalle tremanti erano un segno. Nascose il suo sorriso incontrollato dietro il tovagliolo mentre Sanem sentiva il suo viso iniziare a bruciare per l'imbarazzo. Miriban sembrava smarrito, guardandosi faccia a faccia mentre cercava di capire cosa si stesse perdendo, ma Ildis è stata così gentile da colmare le lacune per lei. Si indicò il collo nel punto esatto, notò Sanem, e diede ulteriore atto d'accusa. Baba ha morso Han proprio qui. Han ha pianto, ma Baba ha chiesto scusa, quindi è migliorata, ha detto, poi ha effettivamente preso un bel morso da quel panino. Sanem sperava di tenere la bocca piena per il resto del pasto. Anche il giorno. Sì, va tutto bene adesso. Mangia il tuo pranzo, Ildis, disse Sanem, spingendo il piatto un po' più vicino a Ildis solo per avere qualcosa da fare mentre continuava a essere in guerra con un sorriso. Azzardò uno sguardo a sua suocera mentre suo suocero continuava a nascondere il suo divertimento, il suo viso ora ostruito alla vista dietro il tovagliolo. Le sue spalle, tuttavia, continuarono a tremare e da dietro il tovagliolo uscì una risata sibilante udibile. Ates ora si preoccupò della questione, mettendo giù il suo panino e guardando il suo Baba con un cipiglio preoccupato. Hai fatto una cattiva scelta, Baba? Tutti gli occhi scattarono direttamente su Ken, e tutti attesero estasiati la sua risposta. Non c'era scampo, ha semplicemente annuito. L'ho fatto, Ates, ma ho detto che mi dispiaceva. E Han non ha pianto perché faceva male. Stavamo solo giocando. Ha pianto perché Ildis l'aveva sorpresa. Ci hanno sorpresi entrambi in realtà. Miriban non riuscì a controllare la risata che si levò e la lasciò in uno scoppio di ribaldo divertimento quando finalmente l'alba arrivò su tutta la faccenda. Doveva coprirsi il viso con le mani e lasciarlo continuare finché non fosse riuscita a riprendersi. Alimentò solo le risate di Baba Aziz, e presto Sanem dovette unirsi a loro. Era semplicemente troppo contagioso. Anche i bambini ridevano, anche se non capivano veramente di cosa ridevano. Baba, sei divertente, ha detto Ates. Chiaramente, ha detto Ken, e tutti hanno continuato a ridere a sue spese. Nuotavano nella calura del pomeriggio. Miriban aveva insegnato ai bambini a nuotare quest'estate e stavano facendo ottimi progressi.
Denise e Ildis erano completamente a loro agio nell'acqua. Denise, infatti, stava usando Ken come piattaforma per tuffi, saltando dalle sue spalle in acqua e nuotando all'indietro per farlo ancora e ancora. Ildis preferiva remare nell'acqua bassa e criticare la sua forma. Ates ha trovato il suo livello di comfort appoggiata su una sdraio vicino all'acqua. Occhiali da sole a posto e accompagnata da una generosa applicazione di crema solare sul suo corpicino paffuto. Sanem rimase vicino a Ildis, che, pur diventando sempre più competente, era incline a sforzarsi troppo, per poi stancarsi prima di raggiungere la sua destinazione. Sanem la strappò dall'acqua perché era troppo lontana dal lato e si dibatteva un po'. Ildis si scostò l'acqua e i capelli dagli occhi. Ann, sto nuotando, ha detto con orgoglio. Lo stai facendo, stai andando così bene, le disse Sanem, tenendola ancora tra le braccia. Ildis ne ritrasse un po' ed esaminò attentamente la zona del collo e delle spalle di Sanem. Hai un bubu, Ann? Chiese, cercando ancora la pelle di Sanem. Niente bubu, Ildis, adesso va bene, non preoccuparti, disse Sanem e si chiese quando questa bambina si sarebbe dimenticata dell'incidente. Era come un cane con un osso. Baba, bacia Ann e rendila migliore, chiese, girandosi tra le braccia di Sanem per emettere l'editto a suo padre. Sanem ha riconosciuto la disponibilità nel marito a fare qualsiasi cosa per far tacere questo bambino. Si avvicinò e premette un bacio sulla guancia di Sanem. Ecco, scusa Ann, disse, abbiamo finito? Chiese a Ildis. No, Baba, bacia proprio qui, disse Ildis, indicando il punto sul collo di Sanem. Sanem dovette soffocare di nuovo il suo sorriso finché non le